Mister, cominciamo con Mozzarius, vittoria pesante in un campionato dove tante squadre faticano con le piccole. Crede sia un vantaggio per il Monza avere un giorno in più del Lecce per preparare la sfida di domenica? Ma questo non lo so, lo vedremo poi domenica quando scenderemo in campo. Di sicuro, per quanto riguarda la partita di questa sera, era una partita molto molto difficile, poteva nascondere tante insidie, ma la squadra ha lavorato molto bene e ha meritato ampiamente la vittoria. Est News, carattere, qualità e concentrazione erano questi gli ingredienti che chiedeva la sua squadra per reagire dopo il Pisa? Sì, più che altro volevo una risposta a livello di risultato, credo che i ragazzi l'abbiano data sul campo. Ripeto, non c'è niente di scontato, soprattutto quando incontri squadre dove teoricamente gli avversari non hanno niente da perdere, quindi diventa difficile poter decidere o aprire subito la partita. Carta canta, c'è un Valotti sempre più bomber, complimenti per la vittoria, dall'altra parte c'è da preoccuparsi invece per la stinezza del gol di Mancuso. No, perché non ci preoccupiamo affatto, non stiamo scherzando. Io sono sicuro che sarà un valore aggiunto, ha lavorato molto ma molto bene con la squadra, questo è l'aspetto che mi preme di più e vorrei evidenziare, perché comunque abbiamo avuto una pulizia di palleggio davanti che non eravamo abituati a vedere, e quindi è anche merito di Leo se abbiamo giocato così bene davanti. Chiudiamo con Paolo Corbetta, molto bene l'esperimento play di Mazzitelli, giocatore prezioso per qualità e quantità, è d'accordo? Sì, ha dimostrato che era giusto farlo riposare, ha lavorato molto bene, ci sono state delle trame di gioco importanti, è chiaro che avere anche questa scelta, questa opportunità mi agevola nel mettere in campo la formazione migliore.